Benvenuto in un nuovo video tutorial sulla programmazione web nel 2018. In questo video continuiamo a parlare di JavaScript, in particolare vediamo come modificare una pagina web in JavaScript. Abbiamo già un po' visto come accedere ai vari elementi di una pagina web con document query select, document. Poi come modificare gli attributi di proprietà del DOM usando per esempio il text, content, in HTML. E così via. In questo video vediamo come aggiungere, rimuovere elementi HTML, diciamo in un modo più preciso, invece di usare in HTML, praticamente invece di scrivere proprio esattamente il codice HTML, lo scriviamo in un modo più preciso. Per creare un nuovo elemento HTML basta usare questa dicitura, ovvero document create element. Poi passiamo come argomento create element una stringa contenente il tag che vogliamo creare, il tag dell'elemento che vogliamo creare. Quindi vogliamo creare per esempio un div, scriviamo div, vogliamo creare un p, vogliamo creare p. Quindi cosa succede? Per esempio, cosa succede se noi andiamo qua nella nostra pagina e diciamo let div document create element div. Allora, in questo caso viene creato in memoria un oggetto, vedete, un nodo del DOM, vedete che se andiamo a vedere un po' le proprietà, un HTML div element che ha queste proprietà, quindi possiamo guardarlo, ok. Però per adesso non è stato aggiunto alla pagina, è solo stato creato in memoria un nuovo oggetto che poi può essere aggiunto a una pagina, adesso alla pagina vedremo come. Possiamo poi creare anche un nodo di testo, perché succede praticamente che quando creiamo un elemento dobbiamo a volte inserire del testo all'interno dell'elemento e quindi è necessario creare un text node. Anche qui, quindi andiamo a creare un text node salvando in una variabile, vedete, iram. Ok, e quindi cosa succede? Che praticamente possiamo andare poi, una volta creato un nuovo div, vedete, possiamo andare a modificarne le proprietà, come abbiamo visto nel tutorial precedente, quindi per esempio modificarne per esempio la classe, per esempio class name, possiamo modificare le classi di l'attributo class dell'elemento, quindi potremmo aggiungere per esempio la classe alert e alertSS, che poi in CSS veicola un certo stile. In questo momento adesso quindi abbiamo un div, vedete, con div class alert alert.css div. Ok. E chiaramente possiamo sempre anche usare sempre inner HTML, quindi possiamo sempre usare anche inner HTML per aggiungere qualcosa in più. Ma in questo caso diciamo non è comodo usare in HTML, meglio usare createElement e createTextNode. Cosa succede? Adesso abbiamo i nostri elementi, dobbiamo aggiungerli al body. Cosa succede? Dobbiamo usare un comando che si chiama appendChild. Praticamente appendChild lo appende praticamente come fratello e dell'elemento, come praticamente lo appende dopo, cioè, scusate, all'interno della posizione della pagina indicata da quello che praticamente indichiamo prima. Cioè se indichiamo document.body vuol dire che lo aggiungerà in coda al body. Se indichiamo per esempio usiamo query select per etichettare certi elementi e poi usiamo appendChild, viene aggiunto lì, viene aggiunto come figlio, ecco, lo voglio dire esattamente, non come fratello, come figlio di quel particolare elemento. Quindi prima comunque prendiamo sempre un elemento di partenza, quindi per esempio prendiamo per esempio non so un UL come in questo caso. Poi possiamo creare un LI. Quindi,
aggiungiamo in modo creiamo quindi un UL con document.createElement UL. Ok, poi cosa facciamo? Questo UL, poi creiamo un LI, quindi document.createElementLI. Poi cosa dobbiamo fare praticamente? Dire li.appendChild di UL, no scusate che non è il contrario, cioè praticamente UL padre aggiungi figlio LI. Praticamente questo è il padre e questo è il figlio, praticamente vuol dire prendi l'UL e prendi LI e mettilo come figlio di UL. Chiaramente adesso non abbiamo ancora niente, perché cosa succede? Che dobbiamo andare a dire crea un text node testo dell'elemento della lista. Questo text node va aggiunto in questo caso ad LI, perché l'elemento LI avrà bisogno di un nodo di testo che sarà questo testo. Poi cosa succede adesso? Che dobbiamo aggiungere al body li.appendChildText ul.appendChildLI, ma poi chiaramente tutto l'elemento, chiaramente l'UL document.body.appChildUL, e quindi adesso abbiamo aggiunto chiaramente appChildUL. Ok, vedete adesso quindi abbiamo prima creato l'UL, creato l'LI, creato il text node, aggiunto il text node all'LI, aggiunto l'LI con il text node all'UL e aggiunto al body l'UL che contiene l'LI che contiene il text node. Ok, è una gran confusione, comunque alla fine con un po' di allenamento si impara. Prendiamo un OL, perché in realtà si può usare appChild e così via, ma ci sono anche modi più veloci usando before, after, prepend, append. Possiamo aggiungere in coda o prima di un elemento un certo elemento, quindi possiamo inserirlo all'inizio, alla fine e così via. Quindi aggiungiamo con in questo caso docum.body.innerHTML, aggiungiamo questo elenco numerato, anzi sovrascriviamo tutto così è meglio, e qui perché solite virgolette e unexpected, ah beh chiaramente poi quindi aggiungiamo questo elemento, okay. questo UL, vedete un elenco numerato 0, 1, 2. Ok, cosa facciamo? Con chiaramente, dato che c'è l'ID OL, chiaramente possiamo riferirci a questo elemento con OL. Abbiamo già a disposizione questa variabile globale OL. Quindi possiamo aggiungere un elemento all'inizio usando ol.before ciao. Vedete, prima viene inserito ciao. Poi possiamo dire ol.after bao, vedete dopo. Il nodo di testo viene inserito qui prima e qui dopo l'elenco numerato. E poi cosa possiamo fare? Possiamo anche usare prepend e append. In questo caso praticamente possiamo aggiungere un elemento LI come primo elemento della lista con prepend,
E con append possiamo aggiungere un elemento lì come ultimo elemento della lista. E quindi praticamente tutti gli altri elementi poi si spostano di conseguenza. Ok, quindi chiaramente cosa facciamo? Dobbiamo prima creare l'elemento li. Aggiungerci del text content. Qui chiaramente sempre le virgolette. Nel testo, perché quindi o creiamo un nodo di testo o usiamo semplicemente anche la proprietà text content. Ok, quindi cosa possiamo dire? ol.prepend. E vedete, viene aggiunto questo elemento all'inizio e chiaramente vedete tutti gli altri elementi cambierà la numerazione, quindi un altro elemento diventerà il primo, che era quello che era prima, adesso diventa 2 e poi così via. Poi possiamo aggiungerlo anche in fondo, cioè questo elemento possiamo anche aggiungerlo in fondo come ultimo elemento, quindi append, e quindi viene aggiunto come ultimo elemento. Ok, qui in questo caso viene spostato, questa è una cosa particolare. ol.append prepend. Perché dato che, no, quello che potete vedere è che dato che ho usato lo stesso elemento, in un caso con prepend e append, viene praticamente spostato. Quindi se vogliamo aggiungere un altro, cioè, quindi vedete, se lo rifacciamo qua, viene rispostato su, poi viene. Perché è lo stesso elemento che stiamo semplicemente spostando, lo stesso elemento all'inizio. Quindi chiaramente se vogliamo invece aggiungere un nuovo elemento in fondo, dobbiamo crearne uno nuovo, quindi con append document.createElementLi, e quindi append.textContent è uguale a ciao, e quindi possiamo dire all append. E quindi adesso viene aggiunto in fondo, oppure con prepend, vedete, possiamo anche spostarlo su, vedete. Quindi va, viene praticamente, vedete, è spostato. Che vedete che adesso quello, il ciao è su, che abbiamo append, poi prepend. Ok, andiamo avanti. Cloniamo nodi, quindi possiamo clonare anche dei nodi, quindi dato un nodo, vedete, in questo caso chiaramente, come vi ricordate, quando creiamo un nuovo oggetto e creiamo dopo, possiamo anche riferirci allo stesso oggetto creando una nuova variabile che si riferisce alla stessa, alla variabile, perché praticamente cosa succede? Se abbiamo una variabile che si riferisce per esempio a document.querySelectorUL, abbiamo una variabile che punta a questo oggetto UL, che è già stato definito. Se diciamo, facciamo questa cosa, oppure creiamo un'altra variabile ul2 che è uguale a ul, succede praticamente che sia che ci riferiamo a ul sia che ci riferiamo a ul2 ci stiamo riferendo allo stesso oggetto, e questo diciamo non è una cosa buona. Nelle applicazioni ci potrebbe essere l'utilità utile clonare il nodo, in modo però che rimanga un nodo a sé stante con un altro indirizzo di memoria. Quindi in questo caso ul2 e ul sono la stessa cosa. Invece dobbiamo creare un nodo che presenti le stesse proprietà del nodo copiato, ma che abbia un indirizzo di memoria differente, in modo che possiamo quindi riferirci l'uno all'altro e quindi modificare rispettivamente le diverse proprietà. Con clone node, dato un elemento,
possiamo crearne una copia, che chiaramente è una copia di cui poi possiamo modificare la proprietà, ma che non inciderà sull'elemento che è stato copiato. Attenzione che con clone node true vengono copiati anche gli elementi, clonati anche gli elementi figli, per esempio un div che contiene altri div al suo interno, clonato anche figli. Clone node false viene clonato solo l'elemento che abbiamo selezionato, ma non gli elementi figli. Poi possiamo anche rimuovere degli elementi, per esempio cosa facciamo? Possiamo creare un div, aggiungergli delle proprietà. Qui forse più senso più uguale chiaramente qua. Quindi creiamo un nuovo div, anzi l'avevamo già creato, ci dice la console, creiamo un nuovo div, aggiungiamo del testo, anzi scusate, del codice HTML, questo div. Ok, quindi adesso il div praticamente adesso contiene tutta questa cosa qua. E cosa succede? Possiamo quindi dire aggiungiamo questo div al body, quindi doc.body.app div. Ok, vedete adesso il div è presente nella pagina web e possiamo dire, mettere per esempio, usare quel div lì punto remove per rimuoverlo semplicemente. Possiamo usare anche questo set timeout per dire mostra il messaggio dopo 5 secondi e fallo sparire. Adesso aspettiamo 5 secondi e dovremo vedere, infatti è sparito il nodo. Lo scrolling della pagina è molto interessante perché esiste un metodo scroll by presente nell'oggetto globale window che scrolla la pagina relativa alla posizione corrente. Scroll by 0,10 scrolla la pagina 10 pixel giù. Vediamo questa cosa. Quindi con Windows scroll by 0,10 la pagina dovrebbe scrollare. Adesso chiaramente qua dobbiamo un po' restringere per vedere scrollarla. Però vedete che effettivamente sta andando giù, poi chiaramente andrà giù fino a che può, chiaramente. Qui la pagina è molto piccola, quindi non può andare giù più di tanto. Invece il metodo scrollTo, page x, page y, scrolla la pagina relativa all'angolo in alto a sinistra del documento. Quindi questo scroll by praticamente dice prende la posizione attuale e va giù di 10. Invece lo scrollTo ragiona in maniera assoluta, quindi non prende la posizione attuale, posizione relativa, ma ragioni in modo assoluto e quindi prende la posizione assoluta, quindi in alto a sinistra e dice spostati rispetto ad alto a sinistra. Quindi per esempio il tipico pulsantone di JavaScript molto utile è quello tipo abbiamo una pagina molto molto folta di contenuti, molto molto alta, ecco diciamo. Sei finito giù, vuoi tornare su alla home page e quindi c'è tipo una cosa, vai, torna in alto. Si può fare usando window.scrollTo di 0,0. Quindi proviamo, vedete la barra, la possiamo spostare e andare giù. Anzi, lasciamo la console in modo che si veda la barra, se no vedo che sparisce. Ok, e che sparisce perché non ha bisogno di scrollare, diciamo così. Quindi la tiriamo giù con scroll to di 0,0 torna su. Vedete che torna su, effettivamente torna su. E se abbiamo una pagina molto molto alta, diciamo è molto comoda questa cosa. Un'altra cosa importante è, a volte potrebbe essere utile impedire lo scorrimento della pagina. Usiamo doc.body style overflow, quindi la proprietà CSS overflow hidden. Se mettiamo overflow hidden, praticamente vedete scompare la scrolling bar a destra. Invece poi se
ripristiniamo lo style overflow, vedete, ricompare. Poi ricompare, vedete, se la blocchiamo un attimo di nuovo a hidden, ricompare nel punto in cui era posizionata, vedete, prima era sotto, e ricompare sotto. Ok, quindi è come se si salvasse lo stato per poi ripristinarlo successivamente. Grazie per averci seguiti, ci vediamo al prossimo video. Nel prossimo video ci saranno un pochino qualche esercitazione su questi ultimi tre video. Ciao!